Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di nuovo di osteopatia craniale, in particolare del mal di testa dopo alcune abbuffate, in questo caso di tipo natalizio. Quindi, se sei interessato a capire come mai non stai benissimo dopo alcuni giorni passati a mangiare più del solito, non perdere il video, rimani fino alla fine perché vedremo anche alcuni consigli pratici molto molto utili. Prima di cominciare ti chiedo di iscriverti gratuitamente al canale, a te non cambia nulla, mentre per il canale è fondamentale come sempre il vostro supporto. Come mai allora quando mangiamo più del solito possiamo avvertire qualche fastidio alla testa o anche dei semplici dolori cervicali? Parliamo un secondo dell'anatomia, molto brevemente, per capire quale potrebbe essere la ragione. Quando mangiamo, noi andiamo ad attivare tantissimi muscoli masticatori, tra cui il muscolo temporale, che tra l'altro ha lo stesso nome dell'osso temporale. Si trova proprio qua e ricopre appunto l'osso temporale, questo osso qui arancione. Il muscolo temporale è un muscolo che ci permette di chiudere la mandibola, quindi è molto utilizzato durante la masticazione. Capite bene quindi che se mangiamo più del solito dovremmo fare tantissime ripetizioni con la mandibola attivando moltissimo questo muscolo e come tutti i muscoli del nostro corpo può andare un pochino a sovraccaricarsi di lavoro. Adesso veniamo alla parte pratica, cioè come possiamo da soli andare a rilasciare le tensioni di questo muscolo e di conseguenza stare un pochino meglio. Collochiamo il nostro dito indice in un primo punto del muscolo temporale, facciamo un po' di pressione, la manteniamo per 90 secondi e al contempo stringiamo i denti tra di loro. Manteniamo la posizione, dopodiché rilasciamo, ricerchiamo un altro punto con il nostro dito indice, schiacciamo, manteniamo la posizione 90 secondi, chiudiamo bene la mandibola, accorciamo bene, rilasciamo, andiamo a cercare un terzo punto del temporale, schiacciamo, chiudiamo bene la mandibola e manteniamo per 90 secondi. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un mi piace, iscriviti gratuitamente al canale e come sempre ci vediamo alla prossima.